Ciao Pivelli, siamo sempre qui a Brno in Repubblica Ceca per il Day 2 Tana delle Tigri e abbiamo qui con noi Claudio De Siris, l'organizzatore di questo evento. Ciao a tutti Pivelli. Allora Claudio, prima di tutto ti faccio i complimenti per questa location che è veramente bella e soprattutto anche per il gran numero di persone che sono venute a questa tappa, prima tappa qui in Repubblica Ceca, ma naturalmente ora saprai meglio tu dire com'è andato il torneo e soprattutto se sei contento dei risultati ottenuti. Allora, intanto ringrazio subito per i complimenti, sono contento, sicuramente molto contento perché il numero, per quanto non sia un numero enorme, siamo abituati in altri eventi ad avere una grossa quantità di player, ma 260 persone a Brno penso che siano tante. Quindi senz'altro contento, il torneo si sta svolgendo bene e la cosa più importante è che le persone sembrano aver gradito questa location che io ho definito più volte anche sul forum fantastica. Quanto lavoro c'è dietro per portare 260 persone in un posto che naturalmente è nuovo per il poker in Italia e è una location naturalmente dove gli italiani non erano mai venuti prima del torneo? Un lavoro enorme. Come non mai, in questo caso io sono venuto in questo posto la prima volta a fine dicembre, tra Natale e Capodanno, meno 20 gradi fuori, qualcosa del genere, e mi è piaciuta moltissimo la location. Sono tornato a gennaio, a fine gennaio, dove ho deciso di fare a marzo un torneo invitational con un centinaio di persone, alle quali abbiamo presentato la location e abbiamo raccolto i loro pareri. Il parere è stato estremamente positivo, da amici e anche da persone del settore, e quindi siamo partiti con una organizzazione massiva per l'evento di primi. Noi di Poker Italia abbiamo seguito fin dall'inizio i tuoi tornei del Tana delle Tigri. Secondo te qual è la maggiore differenza di organizzare un torneo, per esempio in Slovenia dove era prima il Tana delle Tigri, e portarlo qui in Repubblica Ceca a Brno? C'è una differenza enorme. E prima cosa, oggi abbiamo 262 iscritti al main event locali, quindi persone di qua, non si arriva a 15, quindi vuol dire non poter contare ad oggi su una massa critica di giocatori dell'uomo. Invece al Perla non solo possiamo contare sui giocatori del casino, ma di tutti quei giocatori che con mezz'ora, un'ora di macchina dalle vicinissime Trieste, Venezia, Treviso, Pordenone, Udine, è tantissima gente. Qua non abbiamo quel bacino d'utenza, quindi parliamo proprio di 250 persone che hanno preso l'aereo, quindi tutta un'organizzazione di tanti alberghi, gli spostamenti, le navette, anche cose nuove per quanto riguarda la mia esperienza, e devo dire positivo. Invece adesso Claudio, volevo chiederti invece quali erano i vantaggi nel trasferire il Tana delle Tigri dalla Slovenia in Repubblica Ceca. Il primo vantaggio in assoluto che pensavo di avere, e che in effetti così è stato, la novità. Cioè un posto nuovo dove il circuito italiano non aveva mai messo piede prima di oggi, e quindi questo è un vantaggio enorme, soprattutto per le persone che di norma mi seguono, cioè di Roma, quindi una città dove si va a ritmi abbastanza veloci, quindi le novità sono sicuramente positive. E altre novità positive, altri vantaggi, sono il fatto che ci troviamo in una nazione dove l'euro ha un valore enorme, quindi qui la vita è... non ce ne rendiamo conto, si spende pochissimo per cenare, per mangiare, per bere una birra, 70 centesimi di euro una birra, insomma a Roma 6 euro, quindi un po' di differenza c'è, questo è un vantaggio. Assolutamente sì, è un grosso vantaggio. Ora invece come organizzatore ti volevo fare una domanda che esula un po' da questo torneo, ti volevo chiedere secondo te dove andrà il Poker Live, nel senso che il Poker Live ormai ci sono, lo sai benissimo, tanti tornei ormai di tutte le fasce, buy-in, quando tu hai iniziato a portare il primo Tana dei Tigri, penso che forse se non eri il primo ma uno dei primi che aveva fatto dei tornei, io li chiamo low cost, all'epoca ora ci sono tornei di tutti i buy-in, volevo chiederti dove andrà secondo te quest'anno il poker, cioè se ci sarà poi una saturazione che porterà, come è successo un po' nell'online, oppure il poker live è tutta un'altra dimensione, quindi così tanti tornei riusciranno a convivere sia in Italia che all'estero. Premettendo che sì, sono stato il primo all'epoca a fare un torneo low cost, low buy-in, come main event ovviamente, sai, main event ce n'erano infiniti, credo che
ci sarà un'ulteriore flessione dei buy-in alti, e quindi per alti parliamo di 1100, 1650, 2002, e quindi si andrà a recuperare quanto prima per gli eventi nazionali o internazionali tipo questo una fascia di buy-in tra i 600 e gli 800 euro, questa è la mia previsione, cioè si abbassa ultimamente quella e riprendiamo alcuni giocatori che anche qui sono venuti per 400 euro più per amicizia che per l'interesse del buy-in. Mettere una battuta che poi non è una battuta, ti sei dimenticato prima di dire che il vantaggio di Repubblica Ceca sono anche le tantissime belle ragazze che passano mentre noi stiamo facendo l'intervista, che ci lasciano sempre con gli occhi. È un vantaggio? È un grosso vantaggio. È un vantaggio, certo, i giocatori si distraggono, però è un grosso vantaggio. Tutti, noi che siamo blogger e siamo qui, comunque è un grosso vantaggio. Ultima domanda, poi lasciamo Claudio i suoi impegni. Dove ci porterà il Tana dei Tigri la prossima tappa? Allora, in questo momento siamo appena approdati qui al Bobby Center. Noi pensiamo sempre al futuro, quindi... Nel programma, nell'idea, c'è un altro Tana dei Tigri prima della fine dell'anno e in questo momento non ho nessun motivo per spostarmi di qua. Quindi vi dico novembre, poi può essere fino a ottobre come inizio dicembre. Quindi ci sarà ancora una tappa? Quest'anno? Sì, solo una tappa. Un Tana delle Tigri. Okay. Sì, il Tana storicamente è un evento di uno all'anno, due all'anno. A me piace, diciamo, concentrarmi su un singolo evento piuttosto che fare un torneo al mese. Riesco a curare meglio le piccole cose. Ecco, allora ci troveremo qui in inverno, per questo inverno? Sì. Speriamo di non avere meno 20 gradi come ci hai detto prima. Però si stava bene, si vive la città in un modo diverso. Diciamo anche che per arrivare a Morno ci sono aerei ormai comodi sia da Roma che da Milano, quindi è anche una location che si arriva da Milano in un'ora e mezza, penso da Roma due ore e qualcosa. Cioè. Sì, un'ora e 45 si arriva bene, sono low cost, quindi anche la spesa non è così infinita, ma soprattutto faccio notare una cosa alle tante persone che erano un po' scettiche su questo spostamento così lontano, al di là del problema che ho fatto presente prima di quella massa critica di giocatori che arrivava in macchina o in bicicletta al Perla, per tutti noi che comunque prendiamo un aereo, prende l'aereo Roma-Trieste o prende l'aereo Roma-Brno, non cambia proprio nulla, da Bari a Palermo, a Catania, non cambia nulla. Sì, per il sud, centro-sud sì, forse per il nord è un po' esatto, differente. Infatti per noi intendo, per quelli che sono i giocatori che di norma hanno seguito me la mia organizzazione. Certo. Niente, allora, io ringrazio Claudio, ringrazio naturalmente per aver sempre scelto noi di Poker Italia per il suo blog e naturalmente sono contento per il risultato ottenuto. Sinceramente io come giornalista, se così possiamo metterla, non mi aspettavo questi numeri, nel senso che mi aspettavo dei numeri inferiori, quindi ti rifaccio i complimenti perché 250 persone a Borno non era facile prevederle. Bene, sono commosso anche perché sono giornalista, quindi direi che meglio di così. Salutiamo, ciao Pivelli, ci vediamo alla prossima. Ciao Pivelli, a presto, ciao.